Finalmente, dopo il video sul cambiamento della mia stanza, riesco a fare un video creativo per Natale. Stavolta ho deciso di fare una creazione in resina con uno sticker natalizio. Vi dirò, volevo fare il bue, l'asinello in filo per il presepe che ho fatto l'anno scorso, ma purtroppo avevo da fare con la mia nuova camera e quindi non ho avuto tempo. E quindi ho deciso di fare una creazione in resina natalizia. Magari il bue e l'asinello li farò l'anno prossimo, sempre se riesco ovviamente. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo con questa creazione. Bene, ho messo davanti tutto lo colorante che mi serve per ora per fare il primo strato e mi sono messa anche i guanti, cosa molto importante se usate la resina. Allora, voi potete usare la resina che avete in casa o che vi ci trovate bene. Io, come al mio solito, ve l'ho detto tante volte, ma utilizzo la Feel Crystal della Reschimica, che ne ho veramente poca e quindi spero che mi basti per questa creazione. Ma tanto mi servirà solo per fare il primo strato con lo stick. Per questa resina qua le proporzioni sono 100 a 60 e, come ho fatto per la creazione di San Valentino, per farla il meno possibile, usando le proporzioni 100 a 60 metterò 10 grammi di componente A e 6 di componente B. Quindi adesso apro la resina, ecco qua, accendo la bilancia. Ho dovuto cambiare bilancia perché quella che avevo bianca ormai era andata, perché l'avevo fatta cadere e non funzionava più. Vado a pesare 10 grammi di componente A. Ok, ce l'ho fatta. Ne ho messo un grammo in più. Ecco, qui dentro si vede il componente A. E adesso lo sposto e adesso prendo un altro bicchierino, eccolo qui. Apro il componente B. Bene, sono riuscita ad aprirlo e peso 6 grammi di componente B. Ok, bene, spengo la bilancia, la metto da parte e ora abbiamo i nostri due componenti A e B. Quindi adesso vado a mettere il componente B all'interno del componente A e devo cercare di scolare il tutto più possibile, perché il componente B è quello più importante perché è il catalizzatore, mentre il componente A è la base. Quindi adesso cerco di metterne tutto quello che riesco. Bene, ho messo il componente B all'interno del componente A e adesso vado a mescolare la miscela per circa 5 minuti molto lentamente. Questo è molto molto importante, che lo mescolate il più possibile, altrimenti non si induisce. Ok, ho mescolato per 5 minuti, anzi io ho mescolato un minuto in più perché, avendo messo un grammo di componente A in più, avevo paura che non si induisca, ma io spero di riuscirci. Adesso andiamo a prendere lo stampo. Io uso sempre questo qua a cuoricino perché, primo, non ne ho altri e secondo perché mi piace molto la forma di questo cuore. Quindi adesso vado a colare il primo strato di resina. Ok, secondo me può andare. Adesso andiamo a mettere lo sticker. Io, come sticker, ho scelto questa ghirlanda molto molto carina, ovvero non è proprio uno sticker ma è un'immagine che ho preso da internet, l'ho rimpicciolita e l'ho plastificata con lo scotch. Quindi adesso vado a metterla il più dritta possibile a pancia in giù e la faccio affondare. Bene, ho messo lo sticker e adesso io a questa creazione voglio metterci dei glitter, quindi aspetto circa un'oretta perché la resina diventi un pelino più cremosa, in modo che possa metterci i glitter con calma, diciamo. Ci vediamo tra un'ora. Bene, perfetto, è passata un'oretta, la resina, come potete vedere, è più cremosa rispetto a prima, quindi adesso vado a metterci i glitter più tranquillamente. E siccome questa è una creazione natalizia, vado a mettere questi glitter argento e oro. Adesso inizio a mettere il glitter
dorati. E faccio la stessa cosa anche con i glitter argento. Ovviamente così non è un granché, ma adesso non è un problema perché adesso andiamo un po' a spargerli per bene. Cercate di non andare troppo a fondo perché altrimenti fate affondare anche i glitter. Io penso che aggiungerò altri glitter, questi dorati, perché sembra che siano un po' troppo pochi. E quasi quasi anche pochissimi di quelli argento. Ok, secondo me così può andare. Qui li ho fatti un po' affondare, però vabbè, lo stesso. Io farò lo strato finale con due colori, quindi aspetterò che la resina si asciughi completamente, perché per lo strato finale vado ad utilizzare la Feel Classic bianco, che è quella che asciuga in soli 20 minuti, così mi è molto più facile fare i due colori senza mischiarli troppo. Quindi io adesso aspetto che la resina si asciughi completamente e poi proseguiamo con la creazione. Sono passati 2 giorni e il primo strato di resina nel mio caso si è indurito praticamente, perché adesso faccio il secondo strato colorato, così magari vi faccio vedere anche come faccio io due colori poco mischiati. Quindi adesso metto da parte la creazione, preparo l'attrezzatura e mettiamoci al lavoro. Bene, ho preparato tutto quello che mi serve adesso e mi sono anche rimessa i guanti e adesso vado a pesare la resina. E siccome questa resina, a differenza dell'altra, si mettono tranquillamente le misure uguali, io penso di mettere 5 grammi di componente A e 5 di componente B. Quindi adesso vado a pesare 5 grammi di componente A. Perfetto, sono esattamente 5 grammi di componente A. Eccolo qui. Bene, ho messo un altro bicchiere, adesso vado a pesare. Sempre se riesco ad aprire. Bene, con un po' di fatica sono riuscita ad aprirlo. Ecco qua, aperto. E adesso, come nel componente A, vado a pesare 5 grammi di componente B. Ok, perfetto. Sono esattamente 5 grammi di componente B. Eccolo qui. Adesso metto da parte la bilancia. E adesso abbiamo questi due contenitori, l'A e B. Però prima di metterli insieme vado prima a colorare la resina, perché come ho spiegato in un video in cui provavo a usare questa resina, se si colora dopo aver messo il componente B, essendo che si asciuga velocemente, inizia a fare reazione. Quindi metto da parte un attimo il componente B e questo è il componente A e faccio il primo colore, e in questo caso come primo colore faccio il rosso. E siccome il componente A è proprio bianco, vado a metterci tantissimo rosso in modo che sono sicura che venga rosso, non rosa. Perfetto, ho messo una grandissima quantità di gessetto all'interno del componente A, quindi, e adesso vado a mescolare il tutto. Bene, il colore ora è diventato omogeneo, bello rosso. E adesso, prima di mettere il componente B, vado a preparare lo stampo, visto che una volta mescolato devo colarlo subito. Metto la creazione così e vi spiego adesso un trucchetto per fare i due colori. Siccome voglio cercare di mettere il rosso fino a qui, vado a mettere questo e metto un attimo lo stampo un po' in pendenza, così sono sicura che il colore vada dritto per qua. Quindi adesso faccio un pochino di spazio e devo cercare di recuperarlo il velocemente possibile, e adesso vado a mettere il componente B e poi mescolare velocemente e poi rapidamente metterlo nello stampo. Quindi adesso calma e sangue freddo,
Vado a farlo. Pronti? 3, 2, 1, via! Vai, veloce! Okay. Ok, spero che passi. Adesso devo mescolare velocemente, in modo da amalgamare i due composti. Diventato rosso, bello acceso e mi piace, mi piace. Ora sento che il bicchiere sta iniziando a scaldarsi, quindi vuol dire che la reazione sta partendo, quindi adesso devo colarlo velocemente nello stampo. Quindi adesso vado. Ok, bene, ce l'ho fatta. E magari rialzo un po' la webcam così non lo muovo. Ma ecco qui il risultato del primo. Qui il rosso è andato un po' troppo oltre, non so se si vede, rispetto a quello che volevo, perché doveva fermarsi tipo al centro, ma va bene lo stesso, non mi lamento. Quindi adesso vado a preparare l'altro composto per l'altro colore e poi lo colliamo sopra, ma tanto poi non è un grosso problema, perché tanto questo sarà diventato abbastanza duro che possiamo colarci tranquillamente anche il colore sopra. Quindi adesso preparo la miscela e vi faccio vedere il momento della colorazione. Bene, perfetto, ho pesato anche gli altri due componenti per il verde e adesso, come per il procedimento che ho fatto con il rosso, vado prima a colorare il componente A e poi vado a colarlo nella resina e utilizzo questo verde qui. Quindi procediamo. Mi è venuto un verde molto scuro, non mi piace questo verde qua, quasi quasi vado ad aggiungere un po' di gessetto bianco. Ok, ho continuato ad aggiungere bianco alla miscela e ecco qua il colore che ho ottenuto. Dalla webcam si vede diversamente, ma dal vivo vi giuro che è un bel verde. Quindi adesso vado a prendere il componente B, ci metto davanti lo stampo dritto stavolta, 1, 2, 3, via! Bene, perfetto, ho colato anche lo strato verde, ovviamente è andato anche un po' sul rosso, ma tanto nessun problema. Quindi adesso aspetto 20 minuti perché la resina colorata si asciughi e poi vi faccio vedere il risultato finale. Sono passati 20 minuti e come sentite i due colori, beh il rosso prima ma già quello verde si è indurito, quindi entrambi i colori sono solidi, quindi adesso possiamo vedere la creazione. Via lo stampo, vediamo un po' come è venuto il risultato finale. È bellissima ragazzi, mi piace tantissimo. Prima di lucidarlo vedete che avevo messo qui tanto rosso e qui poco verde, quindi adesso vado un attimo a limare i bordi con l'ausilio del cutter, facendo attenzione ovviamente a non farmi male. Bene, ho tolto alcune parti in eccesso con il cutter. Adesso vado ancora a limare questa parte qua rossa perché è molto alta, anche un po' tutti i bordi. Ma stavolta uso la carta vetrata. Perfetto, ho limato i bordi e devo dire che ora è molto molto meglio perché non ci si fa male e soprattutto è anche abbastanza dritta. Ora per me devo fare il passaggio finale, devo lucidare la creazione. Ma se voi avete già uno stampo lucido, non lucidatelo. Ma io,
che la mia creazione è venuta opaca per via dello stampo, vado a lucidare la resina e io come sempre utilizzo la triple gloss della Rayer. Ecco qui ragazzi, come avete visto ho lucidato la creazione e ora i glitter si vedono molto di più e anche lo sticker, e devo dire che il risultato è molto molto bello. Ovviamente ho appena finito di lucidarla, quindi adesso non tocco la parte superiore così si asciuga, e una volta che il lucido sarà asciutto la creazione è finita finalmente, e devo dire che è un'idea molto molto carina anche come decorazione. Volendo potete mettere un chiodino e potete appenderlo o all'albero di Natale oppure in casa per decorare per Natale. Voi fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete provato questa creazione e come l'avete realizzata. E per questo video tutorial è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un commento qui sotto, tanti like al video, iscrivetevi al canale per non perdere i futuri video, condividete questo video con i vostri amici, passate alla mia pagina Facebook che troverete in descrizione. Io vi auguro a tutti un buon Natale e noi ci vediamo con il video sulla recensione dei regali di Natale. Ciao!